Allora, la televisione, sapete, oltre a dare risonanza a bellissime donne come Aida, si dice che ingrassi, ma soprattutto mi sono sempre domandato, ti accorcia un po' in televisione perché sei altissimo, voglio dire, cioè in televisione sembri di statura media. Luca, guarda, no, tacchi, guarda i tacchi, non sono è alto il tacco, nota questo, non è alto il tacco. Voglio dire, probabilmente anche gli uomini dovranno adeguarsi e provare a mettere un tacco. Sì, non so. Okay, okay. No. Dovresti fare un cambiamento radicale, dovresti fare un'operazione a lunghe gambe. Perché tu sei piccolo un pochino. Il metro 80 mi difendo, dai. Però, botte piccola, vino buono. Speriamo. Voglio allora, nel frattempo, mentre Diana proverà a fare un giro in mezzo a tutti i tuoi numerosissimi fan, guarda quanti sono quest'oggi qui presenti, tutti per te, per festeggiare il primo anno di nascita della Corte del Sole. Non so se hai visto già da questo piccolo angolo quanto è immenso il centro commerciale. Immenso, immenso, veramente. E fortemente ti hanno voluto qua i direttori della Corte del Sole in qualità di madrina, perché c'era bisogno di un personaggio, un simbolo, per descrivere un po' la purezza con cui è stato vissuto quest'anno. È un piacere poterti avere qua. È un piacere per me, veramente, mi sento molto lusingata di essere la madrina di questo centro commerciale, veramente grazie. Grazie mille. Allora, parliamo un po' della tua carriera, anche perché in Italia noi la conosciamo per una serie di apparizioni televisive. Per esempio, cominciamo da L'Isola dei Famosi. Sull'Isola dei Famosi tu hai vissuto un'avventura sfaticante, ti sei distrutta. Durissima, però è stata un'esperienza che mi rimarrà nella mia vita. Sono ricordi bellissimi, anche brutti sicuramente, perché è stata dura, però mi ha dato tantissimo, quello sì, mi ha dato tanto. Tra le tante cose c'è stata poi una presenza, un'apparizione come molto femminile, ufficiale, nel video di Cesare Cremonini, amatissimo da noi. Amati Love, veramente, perché questo è stato 4 anni fa e questo anno ho fatto uno nuovo con un rapper americano che si chiama Guglio. Già, credo Guglio sia il rapper più famoso in assoluto sul pianeta. È stata una bella emozione stare molto, lì. Molto, molto. Poi internazionale per me è stato stupendo, veramente. Hai avuto la possibilità poi di essere la prima donna in uno dei programmi satirici più importanti d'Italia. E sei stata nella compagnia del Bagaglino, sei stata sotto la direzione di Pingitore, sei stata al fianco di grandissimi maestri della comicità come per esempio Leo Gullotta, Pippo Franco, Oreste Leonello. Il maestro, veramente io l'adoro perché ha 80 anni e comunque ha una memoria che io comunque studio il copione. Non riesco neanche a ricordare niente, veramente io l'admiro tantissimo perché sono di professionisti e sono dei comici che veramente fuori, dentro della telecamera e fuori sono così come sono. Ma preferisci esibirti nel ballo, nella danza, nell'intrattenimento, magari anche come presentatrice, o preferisci, che ne so, recitare, anche perché con il Bagaglino hai cominciato a avere questa esperienza? Sì. Beh, mi piace molto recitare, però comunque anche avere contatto sempre con personaggi comici, questo mi fa anche stare molto felice, allegra, contenta e piena di energia. Fate vedere come ridete, bello il sorriso, ecco, in effetti è bello. Allora, noi abbiamo qua, ti vorrei presentare Leo, il nostro capo cuoco, capo pasticcere, colui che è riuscito a creare insieme ai suoi collaboratori. Tra l'altro facciamo un grossissimo applauso perché potete verificare il lavoro, lo sta cercando, che sono riusciti a produrre. Allora Leo, tu hai una passione incredibile per Aida, sì, e c'è una domanda particolare. Sono tanti capelli per me. ecco, allora se vuoi aiutare Aida, magari anche con l'aiuto del nostro Alessandro Di Trastolo, a scendere, possiamo tagliare la prima fetta? Facciamo, allora, prima di tutto verifichiamo che tipo di taglia, c'è anche il direttore? No. Cioè, lo facciamo fare solo alla nostra madrina? Filippo! Filippo, dai, forza! Per festeggiare un anno strepitoso alla Corte del Sole, la nostra madrina, il nostro Filippo, direttore del centro, pronti? Vai con l'applauso! Sì. Complimenti.
dobbiamo provare a assaggiarla anche la torta. Non chilometrico Leo il pezzo. No. Il pezzo me la porto. Comparizione di tutt'altro genere. Aida è la madrina di un centro commerciale in Sardegna. Per adesso io ho finito il paganino e ho messo che sono a fare un po' di serata. Dopo le fatiche del paganino, Tiziani è tornata alla vita di sempre. Beh, una vacanza ci vuole e poi vedremo. Ma sì, povera Aida, basta parlare di presunti giri di cocaina. Meglio concentrarsi sulle aspirazioni. Quindi io ogni giorno ho un sogno e uno dei tanti è fare l'attrice o fare la pittrice, perché è quello che mi piace anche. Chi l'avrebbe mai detto? Sotto un simile corpo scultoreo c'è una pittrice dilettante. Mentre vediamo se la mia carriera, la mia strada non è più la televisione, potrò iniziare con dipingere o non so, cantare. Beh, almeno durante l'interrogatorio per cantare avrà cantato. Che sia di fronte ai magistrati ad una super torta di panna con... Dopo la Ida Jespica ricomincia da un sogno, anzi due. Fare l'attrice o fare la pittrice. Stagione nuova, vita nuova. Nell'era del post Vallettopoli, Aida pensa a un futuro diverso. Vediamo se la mia carriera, la mia strada non è più la televisione, potrò iniziare con dipingere o non so, cantare. Già con quel nome lì, cantare sembra un destino e non solo durante gli interrogatori. Beh, per adesso io ho finito il paganino e ho messo che sono a fare un po' di serata e... Per ora resta in argomento, dopo aver fatto la testimone, fa la testimone. Madrina... Finita sulle tante pagine scritte sullo scandalo Vallettopoli, Aida Jespica ora pensa al dopo, pensa al futuro, al suo futuro professionale, ma anche ad una vacanza, possibilmente lontana dal gossip. Nel post Vallettopoli, Aida Jespica resta in argomento. Dopo aver fatto la testimone, ora fa la testimonial. Certo, stavolta l'avviso di comparizione di tutt'altro genere. Aida è la madrina di un centro commerciale in Sardegna. Beh, per adesso io ho finito il paganino e ho messo che sono a fare un po' di serata. Dopo le fatiche del paganino, dopo le turbulenze giudiziarie, è tornata alla vita di sempre. Beh, una vacanza ci vuole e poi vedremo. Ma sì, povera Aida, basta parlare di presunti giri di cocaina. Meglio concentrarsi sulle aspirazioni. Io ogni giorno ho un sogno e sicuramente uno dei tanti è fare l'attrice o fare la pittrice, perché è quello che mi piace anche. Chi l'avrebbe mai detto? Sotto un simile corpo scultoreo c'è una pittrice dilettante. Mentre vediamo se la mia carriera, la mia strada non è più la televisione, potrò iniziare con dipingere o non so, cantare. Beh, almeno durante l'interrogatorio per cantare avrà cantato. Che sia di fronte ai magistrati ad una super torta di panna con un testimoniale è stanca e la bella venezuelana ha tanto, tanto bisogno di vacanza. No, tornerò in estate sicuramente, adesso per il lavoro e sicuramente in estate tornerò. La debacle del Mora Style, simbolo del Costa Smeralda VIP, non la scoraggia. L'irriducibile Aida anche quest'anno in Sardegna ci sarà. Aspettatemi che torno. Abbiamo già parlato della grande festa del...